Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Scusate, ma io che ci faccio qui? Oh, oggi dobbiamo fare la versione umana di Velocimarco, vero? Sì, che bello! Chissà come sarebbe Velocimarco se fosse un essere umano. Cosa? No, io non ne voglio sapere niente. Sì, dai, adesso tocca a te. Ma io non voglio vedermi in versione umana. Dai, che divertente. Ebbene sì, ragazzi, oggi andremo a fare la versione umana di Velocimarco. Ah, uffa, ma non mi potete costringere. Dai, sarà divertente. Ah, va bene. Benissimo, ragazzi. Iniziamo ad abbozzare il volto del nostro Velocimarco. Facciamo un bello ovale. Ecco qui. Facciamo le assi per gli occhi, il naso e la bocca. E una bella linea al centro. Come vi ho detto nello scorso video, ragazzi, le assi non sono obbligatorie. Se vi trovate meglio senza, potete non farle. Il collo e le spalle. Iniziamo dalle sopracciglia. Io, Velocimarco, direi di farlo parecchio nervoso. Facciamo gli occhi e le pupille. Poi passiamo al naso e subito dopo alla bocca. Poi gli sistemiamo un po' il mento e le guance. Ma perché mi hai fatto così nervoso? Perché tu sei sempre nervoso, Velocimarco. E mi hai fatto anche con i denti di fuori. Io non ho mai i denti di fuori. Certo, come no. Dai, levati di mezzo, fammi continuare. E adesso andiamo a fargli il suo elmo con le corna. Praticamente, se Velocimarco fosse un essere umano, sarebbe un piccolo vichingo. Ah, e non dimentichiamoci le orecchie. Le orecchie, ragazzi, dovrebbero essere fatte all'altezza degli occhi, esattamente seguendo quest'asse. E adesso andiamo ad abbozzargli i capelli. Non so perché, ma io, Velocimarco, me lo immagino con i capelli abbastanza lunghi. Ecco qui. E ora andiamo a fargli un pezzo di armatura anche sul corpo. Benissimo, adesso possiamo iniziare a colorarlo. Mi sta quasi piacendo. Hai visto, Velocimarco? Sei proprio tu. Beh, proprio io no. Beh, se tu fossi un essere umano saresti così, Velocimarco. Sì, accettabile. Vai, continua. Bene, come sempre, iniziamo dalla pelle. E nel frattempo asciuga la pelle, dipingiamo l'armatura. Bene, adesso passiamo ai capelli e direi di farglieli dello stesso colore della pelle di Velocimarco, ovvero verde acqua. Iniziamo. E gli occhi glieli facciamo rossi. Poi andiamo ad aggiungere un pochino di rosso sulle guance. Sulle orecchie, un pochino sulle labbra e il naso. Benissimo, adesso andiamo a fare un po' di ombre qua e là. Benissimo, e adesso andiamo a definire tutto quanto con la penna.
Ed ecco qui il nostro Velocimarco in versione umana. Che ve ne pare, ragazzi? Wow, ma mi somiglia davvero tanto! Che cosa strana! Eppure è un essere umano! Non era mai capitato che una persona mi somigliasse tanto! Infatti è bruttissimo, proprio come te! Ma non è vero, a me piace! Guarda lì che espressione incavolata! Parla lui! Sì! Non me l'aspettavo! Sono sorpreso! È davvero figo! Grazie, cameraman, grazie! Ogni tanto ti dimostri utile! Grazie a te! Bene, ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto e anche se avete voglia di vedere qualche altro tutorial in particolare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!